cosa rappresenta la religione per ognuno di noi? Credere a qualcosa di superiore e affidarsi ad un potere apparentemente invisibile spinge l'uomo dall'alba dei tempi a prendere importanti decisioni politiche, a scrivere leggi credendo che siano dettate da coloro che governano il regno dei cieli e rassicura le anime perse che hanno il disperato bisogno di aggrapparsi a qualcuno o a qualcosa cercando una pace o una salvezza interiore. Esiste solo il lato etereo relativo alla religione, oppure in epoca antica le primissime civiltà evolute che sorsero nella mezza luna fertile ebbero qualche input culturale che permise loro, in effetti, di creare i primi culti e trascriverli in cuneiforme sulle prime tavolette in argilla? Oggi in questo viaggio, in questo nuovo episodio di Antichi Alieni, dopo tantissimo tempo che mi ci volevo soffermare, parleremo degli Apkallu. Il pensiero standard che ripercorre la teoria degli antichi astronauti si basa sull'ideologia che un'antica visita aliena contribuì alla creazione delle prime civiltà e alla loro organizzazione sociale. E non è che Jimmy lo squinternato si è alzato una mattina e si è inventato questo preconcetto, no, semplicemente le antiche scritture ci consigliano una cosa di questo genere. Per quanto riguarda il termine Apkallu, per esempio, in sumerico Abgal, si tratta di un termine che si trova nelle iscrizioni cuneiformi risalenti al 4000 a.C. e che significa il saggio. Ora, la storia degli uomini pesce e degli Apkallu, perché è così che a quanto pare avvicinarono la gente dell'epoca, è molto intricata e si estende per quasi tutta la storia della civiltà sumera. E c'è assolutamente bisogno che, per comprendere questo tipo di narrazione, ti sia visto la maggior parte degli episodi passati di questa serie. Soprattutto questo, dove parlo del diluvio primordiale. Ora, volendo ricapitolare, nel testo scritto più antico mai ritrovato dalla razza umana, ossia nell'epopea di Gilgamesh, si parla di un diluvio universale e si postula l'ipotesi storica concreta che tutti i diluvi postumi all'epopea di Gilgamesh siano stati copiati dai Sumeri. E in effetti è così, la maggior parte della storia di tutte le religioni antiche è copiata dai Sumeri. Guarda questo video per rendertene storicamente conto. In diversi contesti gli Apkallu sono 7 semidei, talvolta descritti come in parte uomini e in parte pesci. Sono associati alla saggezza umana. Queste creature sono spesso indicate nella letteratura accademica di tutto il mondo come i 7 saggi. Non come uomini pesce, perché alcuni prendono il fatto degli uomini pesce per proporti l'idea che si tratta solo di storie inventate di mitologia, ma come i 7 saggi. A volte i saggi sono associati ad uno specifico re primordiale. Dopo il diluvio, vedi l'epopea di Gilgamesh e il video che ho realizzato in merito, vengono elencati altri saggi e dinastie di re scelti dagli dei per comandare in loro nome i popoli della terra. Dopo il diluvio, i saggi sono considerati umani perché scendendo dal cielo si confusero talmente tanto con i popoli della terra da riuscire ad integrarsi e in alcuni testi si distinguono per essere indicati come Ummanu e non come Apkallu, in poche parole ibridi. Ok? Tavolette antiche di 4000 anni che nessuna religione moderna si degna di prendere minimamente in considerazione ci rivelano un segreto terribile. Ci rivelano il fatto che questi saggi scesi dal cielo che in origine aiutarono i popoli della terra a progredire si mischiarono con la nostra gente aiutando non solo le popolazioni a prosperare ma anche determinate etnie che al tempo si ritenevano di discendenza divina a sorgere e che quindi ascesero al potere assoluto e dominarono gli imperi. Il termine Apkallu, come detto prima, ha molteplici usi e quindi già partendo da questo presupposto molti debunkers vengono meno. La parola stessa viene comunemente utilizzata per riferirsi all'esperto, al saggio, a quello che insegna e come epiteto, come nome, pensate che il termine Apkallu è stato associato anche al dio sumero Enlil, alla dea Ninurta e agli dei Ea e Marduk che assolutamente non avevano niente a che fare con dei pesci parlanti. In principio, fra gli uomini dalla testa nera, ossia fra i sumeri, che non chiamavano essi stessi sumeri ma Yug-Sag-Jig-Ga, con il termine Abgal ci si riferiva ai 7 saggi che le primissime tavolette cuneiformi mai scoperte dall'essere umano rivelano essere Wanna, che terminò i progetti per il cielo e la terra, Wanne-Dugga, che fu dotato di intelligenza completa, e dopo torneremo su questo concetto, En-Medugga, a cui fu assegnata una buona sorte, En-Megalamma, che nacque in una struttura, Utubasu che salì al cielo
Enmebulugga, che crebbe sui pascoli, e Danenlidda, il prestigiatore della città di Eridu. E a proposito di Eridu, il più grande astronomo del Novecento, Carl Sagan, nel suo libro intitolato La vita intelligente nell'universo, scrisse che intorno al 4000 a.C. una civiltà non umana caratterizzata da grandi poteri entrò in contatto con gli esseri umani sulle rive dell'antica città sumera di Eridu. Ora, questi sette saggi, descritti come persone in carne ed ossa, come semidei, come entità comunque non umane, addirittura come entità cui venne donata un'intelligenza completa in grado di trasmetterla agli altri, potrebbero benissimo essere delle intelligenze artificiali. Ebbene sì, e il concetto relativo ai viaggi interstellari legittima questo tipo di pensiero. Questo, signori, è un concetto veramente enorme, correlato alla panspermia controllata, che affronterò in un prossimo episodio speciale. Per procurarti un mind blowing veramente immenso, ti anticipo che con la parola panspermia si identifica la teoria scientifica secondo la quale le forme di vita si diffonderebbero in tutto il cosmo trasportate dalle comete o da altri oggetti, artificiali o meno che siano, guarda per esempio la vela fotonica di Avi Loeb, che viaggiano nel cosmo da miliardi di anni. La panspermia controllata viene da sé che si tratta di una diffusione volontaria della vita in tutto l'universo tramite la tecnologia, probabilmente tramite intelligenze artificiali super avanzate che non soccombono alla dimensione temporale, mandate in giro per il cosmo a spargere i semi della vita. Fantascienza? Siamo sicuri? Staremo a vedere. In un'opera di Berosso, scrittore e astronomo babilonese risalente circa al 300 a.C., che descrive Babilonia, appaiono nuovamente gli Apkallu, descritti questa volta come uomini pesce inviati dagli dei, ripeto, inviati dagli dei, per impartire la conoscenza alle persone. Sappiamo che gli dei del Pantheon sumero erano gli Anunnaki, e quindi gli Anunnaki che hanno inviato gli Apkallu. Il primo di questi uomini pesci era Uan, che sarebbe semplicemente una variante di Wanna, la prima fra i sette saggi sumeri descritta prima, colei che terminò di fatti i progetti fra cielo e terra. Probabile che fra questi progetti ci fossero anche gli esseri umani. Secondo Berosso, fu colei che insegnò alle persone il mito della creazione, il famigerato Enuma Elis, ritrovato per la prima volta nel 1849. Probabile che i primi scritti sumeri siano gli autentici testi dettati o addirittura scritti dagli dei. Che sia veramente questo il lascito di una vera e propria visita extraterrestre o extradimensionale che sia? Penso che non lo scopriremo mai, fatto sta che esistono caratteristiche storiche, vere, reali, palpabili, devastanti, che nessuno ti ha mai rivelato e che forse non ti faranno mai notare. E se ti dicessi che ogni re sumero aveva un Apkallu al suo fianco a guidarlo nelle prime fasi della civiltà sumera? Quella che state guardando è una lista ripresa dal libro del professor Alan Lancy della Pacific University, che ha elencato nel suo libro The Uruk List of Kings and Sages and the Late Mesopotamian Scholarship la lista dei re e dei saggi che li affiancarono. E ritroviamo la stessa identica lista di nomi dei saggi Apkallu descritta prima, dei sette grandi saggi scesi dal cielo. Ritroviamo Unaduga, Enmeduga, Enmegalama, Enmebulugga e così via. Mi stai dicendo quindi che probabilmente i sumeri lavoravano a stretto contatto con creature non umane? No! È qui che si fraintende molto spesso il mio lavoro. Io personalmente non ti dico niente. Non partorisco niente di nuovo, semplicemente ti sto riassumendo il contesto, il contenuto di tavolette risalenti al 4000 a.C. Queste cose te le dice la storia e non Omega Click. Poi, che alcuni si nascondano dietro a frasi fatte del tipo è solo mitologia, è un conto. Siccome noi però siamo curiosi, ci piace arrivare in fondo alla questione. Anche se in epoca tarda, da Berosso, quindi, vennero descritti come uomini pesce, che parlavano come gli umani, che si muovevano come gli umani e che insegnarono addirittura determinati lavori di metallurgia agli esseri umani, cosa possiamo pensare? È ovvio! Possiamo pensare che la testa del pesce fosse un casco e che fossero dotati di una specie di tuta mai vista dalle genti del posto che interpretarono come le sembianze di un pesce. Per quanto sappiamo per certo che fra i sumeri
Si parla di sette saggi e non di pesci parlanti. Per quanto sappiamo che l'epiteto di Abgal venne dato anche a molte altre divinità sumere, fra cui Nimrud, Enlil, eccetera, e quindi è facile pensare che probabilmente la questione degli uomini pesce nacque con Berosso nel 300 a.C. e non con i sumeri 4000 anni prima, ma come sia sia, anche se fosse nata 4000 anni prima, perché comunque ne abbiamo le raffigurazioni, è probabile che indossassero delle tute. Si ipotizza che la diffusione della leggenda dei sette saggi verso ovest durante il primo e il secondo millennio abbia portato poi alla creazione del racconto dei Nephilim e della Genesi stessa, che, come vi dicevo, è copiata palesemente dalla mitologia sumera. No? Questi antichi saggi che scesero dal cielo, si mischiarono con le donne, vedete, si riduce tutto a questo, si riduce tutto alla prima civiltà, ai sumeri e alle dinamiche relative alla loro emersione dall'età della pietra. Esistono eminenti scienziati in giro per il mondo che clamorosamente, e ripeto, veramente in modo devastante, affiancano gli Apkallu ai re sumeri. Molti studi ritengono che gli Apkallu divennero i sacerdoti dei primi re. Secondo il mito, gli esseri umani inizialmente non erano consapevoli dei benefici della cultura e della civiltà. Il dio Enki quindi inviò da Dilmun creature anfibie, metà pesce e metà umane, emerse dagli oceani, per vivere con i primi esseri umani e insegnare loro il codice morale, l'artigianato, le arti e altri aspetti della civiltà come la scrittura, la legge, la costruzione di templi e città e l'agricoltura. Si narra che gli Apkallu, al tramonto, tornavano sotto l'oceano per riposare e riemergere la mattina seguente. Questo riporta in modo clamoroso al mio lavoro in merito ai veicoli transmedium e agli USO, oggetti sottomarini non identificati. Gli Apkallu, secondo la mitologia sumera, rimasero con gli esseri umani dopo aver insegnato loro le vie della civiltà e servirono come consiglieri dei re. È da qui che nascono le dinastie di re e imperatori che si dicevano diretti discendenti degli dei? È da qui che nasce la costante delle discendenze al potere che si protraggono di padre in figlio? Sto ponendo la domanda perché gli Apkallu ed esseri umani, secondo la mitologia sumera, erano capaci di relazioni coniugali, poiché il mito afferma che apparvero quattro Apkallu. Questi erano in parte umani e in parte Apkallu e includevano queste entità dai nomi impronunciabili che vedete in sovrimpressione. Queste entità non erano completamente Apkallu né umani, erano solo due terzi Apkallu. Si dice che questi esseri ibridi abbiano commesso varie trasgressioni che hanno fatto arrabbiare gli dei. Vi ricorda niente? No, eh? Queste apparenti azioni negative degli ibridi hanno portato poi ad una penitenza globale da parte degli dei. Ti viene in mente niente? No, perché signori, è veramente assurdo, non trovate? Sono i Nephilim della Genesi, questi Apkallu. Esatto. L'Antico Testamento ha copiato anche questo aspetto dalla mitologia sumera. Alcuni studi sono certi che i successori mezzi umani, mezzi Apkallu, erano i Nephilim della Genesi. Dopo questi quattro Apkallu vennero i primi consiglieri completamente umani, chiamati non Apkallu, ma, come accennato prima, Ummanu, dalla mitologia sumera. E si dice che Gilgamesh, il mitico re di Uruk, sia stato il primo re ad aver avuto un consigliere interamente umano. Io, cari signori, penso che questo sia veramente, veramente pericoloso. Io sono davvero convinto che questa sia una storia davvero clamorosa, che ha il potere di mettere in gioco tutto ciò che conosciamo in merito alle religioni. Non solo in merito alle religioni, ma anche in merito all'origine della civiltà. In questo video ci sono dettagli che chiunque nel raccontare la storia degli Apkallu ha ignorato, dettagli che però fanno la differenza. Il mito di Oan ci descrive anche la nascita di questo individuo, pensate, avvenuta tramite una sorta di uovo cosmico il quale, caduto dal cielo, si sarebbe poi schiuso per permettere al suo ospite di visitare i luoghi prescelti, grazie ad un aspetto quasi umano che, insomma, non spaventasse i suoi interlocutori. I racconti ci dicono essere stato totalmente accettato dalla società sumera e babilonese, anche se non lo videro mai mangiare le cose che essi ingerivano. Era come se preferisse nutrirsi di altro, in altri luoghi. Se si vuole quindi ipotizzare un reale contatto di questi esseri con le antiche civiltà,
abbandonando per un attimo la classificazione di miti e leggende, qual è il quadro che viene fuori? Come già stabilito in precedenza su questo canale, le similitudini con altri popoli, vicini e lontani, sono moltissime, e l'ascoltatore più attento e informato avrà sicuramente già notato qualcosa. E infatti, signori, i veterani del canale più attenti a queste tematiche sono consapevoli del fatto che la mitologia degli uomini pesce non esiste solo fra i sumeri o i babilonesi. L'idea di un dio pesce la ritroviamo in numerosi altri popoli in Medio Oriente antico, e questo è disturbante. Fenici, Aramei, Amorrei adoravano tutti un dio pesce. In Cina addirittura è profondamente radicata la leggenda di uno dei mitici semidei iniziatori della civiltà, guarda caso, e anche lui aveva le sembianze di un pesce o di qualcuno che oggigiorno interpreteremo avente una tuta o un casco. Va detto che Oan è il nome dato dal greco nel 300 a.C. all'essere mitologico che i popoli accadici chiamavano in realtà Wan o Wanna e... Clamorosamente, in maniera veramente disturbante, anche in America i Maya adoravano un essere anfibio che chiamavano, guarda caso, Wa'anna, che significa colui che risiede nell'acqua. Cioè è scritto e inciso nella storia, capite? Solo che portare alla luce queste cose non fa comodo a nessuno. A volte mi viene da pensare, non è che tutte queste credenze, che incredibilmente sono sparse in giro per il mondo all'interno di popoli che assolutamente non sono mai entrati in contatto fra di loro, hanno dato vita alle leggende sulle sirene? Il culto dell'uomo pesce dei Sumeri era diffuso praticamente in tutto il Medio Oriente, se non in tutto il mondo. Oan era venerato dai cananei con il nome di Dagon o Odakon, mentre una tribù del Mali nell'Africa subsahariana, la tribù dei Dogon, lo chiama ancora oggi Nommo. Esatto, signori, esatto, il Nommo dei Dogon, il popolo che ha predetto l'esistenza di Sirio, che venera da sempre un essere che è stato descritto fin dall'antichità come avente le sembianze di un uomo pesce. Ora, capirete bene, anche la mente più scettica capirà bene che, insomma, le coincidenze sono troppe. La storia degli Apkallu abbraccia mezzo mondo e mi dovete spiegare come facevano civiltà che non sono mai entrate in contatto fra di loro a condividere le medesime tradizioni e usanze religiose, no? Si racconta che il Nommo dei Dogon tornò fra le nuvole all'interno di un uovo rovente. E che cosa volete che vi dica? Fate le vostre conclusioni. Che si interpreti il fenomeno UFO da un punto di vista materialistico o meno, dobbiamo assolutamente prendere in considerazione questi antichi miti perché probabilmente sono il passepartout per comprendere l'origine del fenomeno e forse della natura umana. Qual è quindi il filo comune che lega storicamente tutte le antiche divinità civilizzatrici all'interno di popoli che non hanno mai avuto niente a che fare l'uno con l'altro? Voglio dire, com'è possibile? Davvero gli Apkallu di generazione in generazione procrearono con le donne della terra, si mischiarono a noi e servirono al fianco dei primi re sumeri dando vita alle dinastie? Che cos'è successo a quei tempi? Come sempre vi lascio con più domande di quelle con cui siete arrivati qui, con la speranza però di avervi incuriosito e intrattenuto positivamente. Per oggi, cari signori, è tutto. Mi raccomando, è importantissimo, veramente importantissimo, spostati nella sezione commenti e lascia un tuo pensiero dettagliato in merito alla questione. Se hai apprezzato e sei arrivato fino a questo punto del video, ti chiedo semplicemente di supportare il mio lavoro lasciando un like. Se sei nuovo e ti interessi i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!